Buonasera, benvenute e benvenuti alla presentazione di Public Sex, il libro che accompagna la mostra di Maria Alba Russo Cult Fiction in corso al Centro Pecci fino a domenica 6 giugno. Come sempre per il Centro Pecci le nostre pubblicazioni che sono realizzate con Nero Editions sono sempre uno strumento ulteriore per approfondire e comunicare le nostre mostre. Non sono cataloghi, sono veri e propri libri che hanno una loro vita indipendente, che spesso inizia anche quando finisce la vita della mostra, come nel caso di questo progetto di Maria Alba. Il libro raccoglie una buona parte degli scatti, che sono moltissimi, realizzati da Maria Alba Russo, documentando le affissioni di manifesti di film a luci rosse che compaiono nelle strade delle città italiane in un periodo di tempo molto ristretto, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. È un fenomeno appunto breve che testimonia la profonda trasformazione in atto nella società italiana di quegli anni e il passaggio nel volgere di un decennio da una morale molto rigida e cattolica, patriarcale, invece a una libertà di costumi che non aveva precedenti, almeno da noi. È un tema questo molto sfaccettato, che ha senso assolutamente affrontare con la dovuta sottigliezza, proprio per non perderne gli aspetti più significativi. Io credo che la mostra faccia esattamente questo e anche il libro, perché oggi sembra incredibile che nel nostro paese fossero sotto gli occhi di tutti delle immagini come quelle che vediamo appunto in questi manifesti, anche che fossero appunto nel pubblico, nello spazio pubblico, delle frasi, dei testi come i titoli di questi film, titoli roboanti, spesso anche grotteschi, devo dire, ma comunque insomma molto, molto forti, molto diretti. E sembra anche incredibile che la donna fosse rappresentata sempre nello spazio pubblico con una sessualizzazione così accentuata. Oggi non sarebbe possibile, tra l'altro la settimana scorsa è venuto al museo un mio collega che lavora in un museo americano e mi ha detto di come non soltanto nella società americana oggi sarebbe assolutamente impossibile una cosa di questo tipo, ma persino nei musei è impossibile esporre opere come quelle di Maria Alba. E quindi secondo me è molto interessante lavorare anche su questo cambiamento che è intercorso anche nella nostra società recentemente e ne vorrei parlare poi dopo con le nostre ospiti. Appunto il tema oggi è un tema forte. Io vorrei parlare del libro, vorrei parlare della mostra, vorrei parlare anche di femminismo e sessualità e vorrei parlare di come il lavoro di Maria Alba Russo da un lato sicuramente segnala il predominio di uno sguardo maschile e la conseguente oggettificazione del corpo del femminile in un preciso periodo storico e attraverso un linguaggio che è quello del cinema erotico, però dall'altro segnala un'altrettanta liberazione sessuale in corso che coinvolge anche le donne e che svincola anche loro da una morale sicuramente soffocante. Quindi la mostra di Maria Alba ha avuto una grande eco sulla stampa, abbiamo avuto numerosissimi articoli su quotidiani nazionali, segno che il tema è un tema forte, un tema importante. Nel libro il tema è affrontato da un testo di Goffredo Fofi e da un testo di Elisa Kuter, che questa sera sarà con noi insieme a Maria Alba Russo a parlare proprio del libro, e insieme a Giuliana Gamba, che è regista, produttrice cinematografica, unica donna, da quanto mi risulta, a dirigere in quegli anni dei film erotici in Italia. Ecco, Elisa, ho dimenticato di dirlo, invece è una studiosa di cinema e di politiche di gender. Quindi questo è il nostro parterre questa sera. Io ringrazio tutte voi per essere qui. E partirei subito parlando con Maria Alba.
Tu in quegli anni, negli anni in cui abbiamo detto, questa serie fotografica è stata realizzata tra il 78 e l'80, tra Napoli e Aversa, e tu in quegli anni lavori su progetti prevalentemente di taglio antropologico. Un esempio bellissimo è stata la serie Travestimento che hai esposto proprio al Centro Pecci 2 anni fa nella mostra Soggetto Nomade, e che raccoglieva le immagini che tu hai realizzato durante le celebrazioni del Carnevale in piccoli centri della Campania, focalizzandoti soprattutto su l'abitudine degli uomini a travestirsi per un giorno da donna e quindi a tirar fuori così parti di sé normalmente negate anche a se stessi. E mi chiedevo come nasce invece l'idea di questa serie fotografica, l'idea della serie che ha dato proprio vita poi al nostro libro e alla mostra. Cioè, come nasce quest'idea di documentare tutti i manifesti di film a luci rosse che venivano esposti nelle strade di Napoli? Tra l'altro, tu cogli in pieno appunto un fenomeno che abbiamo visto avrebbe avuto poi una vita molto, molto limitata. Nasce tutto un po' casualmente. Mi ricordo, sono passati tanti anni, mi ricordo che quando ho visto il primo manifesto sono rimasta molto sorpresa. Sorpresa innanzitutto in relazione ai tempi che noi vivevamo in quegli anni, anche in relazione a tutto il decennio degli anni 70, che un decennio rivoluzionario, secondo me unico, non riscontrabile in tutto il secolo e neanche in questo che stiamo vivendo, un decennio che ha motivato, delineato, costruito, distrutto quello che pensavamo di aver costruito, pensato e organizzato sia fisicamente sia mentalmente fino a quel momento. E quando ho visto questo primo manifesto, anche in relazione alle lotte che si portavano avanti da parte del movimento femminista e dalle donne tutte, sono rimasta sorpresa. E ho detto, ma lo prendo come un appunto. E naturalmente da lì è partito, perché cominciavo sempre a guardare se c'erano altri manifesti, e così ho scoperto una intensa produzione che era fissa in tutta la città, non è che era solamente e soltanto nelle strade, diciamo quelle più malfamate o altro, ma in tutta la città. Tant'è che anche adesso, vedendo il libro, si possono anche ricostruire dei piccoli spazi urbani. Ed è iniziato questo lavoro. Io poi non credo che questo lavoro sia tanto diverso da quello che ho portato avanti negli anni 70, negli anni 80 e fino adesso, perché forse si sa molto poco, ma io la ricerca la continuo a fare, non con quella intensità, non con con quella forza, anche perché tante cose sono cambiate, e diciamo che oggi continuo la ricerca inserendomi proprio in questo cambiamento e in queste nuove possibilità, in queste nuove motivazioni sociali che emergono oppure non riescono ancora ad emergere. Allora, quindi diciamo che anche questo lavoro, che forse sottintesamente è stato percepito, ho visto, tant'è che non c'è quasi niente che parli di questo, in realtà è un contenuto sul quale indagare, sul quale vedere e conoscere naturalmente tutte le motivazioni e tutto quello che si è detto e non si è detto su questo fenomeno. Quindi diciamo che il mio lavoro, che sembra fatto una volta con la mano destra e un'altra volta con la mano sinistra, in realtà non è altro che una voce che si sente e una voce che non si sente, che vive di più nel sottofondo, ecco. Ma le relazioni
limitazioni, le possibilità, le incestuosità che possono esistere tra l'una e l'altra sono continue, evidenti e programmate anche per il futuro. Infatti anche quando abbiamo lavorato a Soggetto Nomade, che era una mostra, ricordo appunto chi non la conosce, che è una mostra che teneva insieme il lavoro di 5 fotografe tra gli anni 60, che tra gli anni 60 e gli anni 80 avevano rappresentato i grandi cambiamenti della società italiana attraverso l'intervento delle donne nella società. Quindi io sono profondamente convinta, per esempio, che le donne in quegli anni siano state veramente la part construence della società italiana, cioè che il movimento femminista anche abbia avuto un contributo enorme, non soltanto nelle battaglie che riguardavano in primis le donne, ma anche nelle battaglie per i diritti civili a 360 gradi, tra l'altro portando appunto una capacità costruttiva nella società italiana che poi ha avuto poco riscontro negli anni successivi in termini proprio di partecipazione e di potere che questa partecipazione è stata in grado di esercitare sulla nostra società. Quindi mi chiedevo però appunto, in un'Italia, che era l'Italia appunto degli anni, della fine degli anni 70, in una città come Napoli, come realizzavi queste foto? Perché immagino non fosse facile scattarle in modo canonico, no? Mi ricordo che hai raccontato anche un aneddoto abbastanza divertente. Sì, diciamo che alcune così mentre camminavo, altre con la mia macchina, che è una due cavalli decappottabile, e molto spesso poi questi manifesti erano situati in posizioni molto alte, quindi era anche difficile una ripresa, e salivo sul sedile della macchina e scattavo velocemente o facendo finta di scattare nel momento in cui avvertivo che uno sguardo, un qualcosa si concentrasse su di me, immediatamente facevo finta di fare altro, di scattare altro, di guardare altro. Insomma, cioè, certamente, infatti, Elisa Kuter nel testo che ha scritto proprio rilevava questa cosa. Insomma, cioè, diciamo, ed è anche abbastanza comprensibile, no? Ci ricordiamo che qual era la funzione, la condizione, la possibilità, l'esercizio che la donna poteva esprimere e nel sociale e nella vita quotidiana e nelle stesse famiglie, insomma, cioè veramente erano dei muri solidi, senza prospettiva, senza orizzonti, e diciamo che è stato fatto molto in questo senso qui. Però io riflettevo proprio parlando con Cristiana l'altro giorno quando sono stata a Prato e capivo anche di quanto avessero fatto le nostre madri in questo senso qua, in una maniera molto più silenziosa, in una maniera molto più sofferta e in una maniera molto meno esplicita, però hanno creato le basi, le fondamenta perché naturalmente poi si potesse portare fuori con più evidenza, con più forza e con più clamore tutte quelle, chiamiamole, ristrettezze fisiche e mentali che ci circondavano, ecco. Allora diciamo anche su questo lavoro che naturalmente possiamo pensare a diversi aspetti, anche alla stessa sessualità, anche allo stesso modo di porsi e alla stessa maniera di come la donna viene percepita sempre nel tempo, costantemente, ma proprio veramente costantemente, sempre nella stessa maniera. Allora secondo me c'è un punto non risolto che bisognerebbe un attimo chiedersi e indagare, cioè come viene vissuta la sessualità in una maniera generale, in una maniera soggettiva, vale a dire c'è un limite al quale
riferirsi, ma questo limite è una forma di desiderio irraggiungibile, rimane, insomma, cioè, lo si vede, no? La produzione, la visione di tutto questo materiale è enorme e cresce sempre di più. Allora chiediamoci perché, alla base c'è comunque la ricerca di una sessualità e di una conoscenza diversa anche che si diversifica, no? Con gli anni e le appartenenze. Ma ci chiediamo qual è il punto di arrivo, cioè la pornografia in che modo si dovrebbe porre in un contesto di esigenza soggettiva, personale, cioè chi vede naturalmente questo tipo di pornografia, che cosa vuole, che cosa cerca? Cioè, questa è la prima domanda alla quale io faccio riferimento e credo anche che sia una risposta irraggiungibile perché è una produzione che aumenta, che è sempre più frequente ed è sempre più rivolta sia nel privato sia nei vari aspetti pubblici. Questo è un aspetto, poi ce ne sono altri infiniti, infatti sarebbe opportuno anche diciamo valutare diversi aspetti e considerare la cosa in una maniera che possa anche chiarirci su argomenti e su necessità che naturalmente si riflettono anche in una maniera negativa nella socialità e nel contesto umano e sociale. Ecco, tu parlavi prima diciamo dei film che questi manifesti pubblicizzano e di quale sia poi il ruolo e di quale sia la possibilità di rispondere alle esigenze delle persone che sono molteplici in questo campo, forse anche più che in altri. Però io credo che la mostra, più che occuparsi dei film, è una mostra che parla della presenza nello spazio pubblico del tema della sessualità, che è una cosa ancora diversa, perché forse quelli sono gli anni in cui per la prima volta la rappresentazione della sessualità e di una sessualità poi agita dalle donne, perché mi colpisce tra tutti i manifesti, no, che tu hai fotografato, uno in particolare che è Ho diritto al piacere, dove c'è una donna decisamente, insomma, in una posizione di potere, direi. Insomma, quindi credo che questa sia stata anche la grande rottura, la grande novità, cioè che per la prima volta nello spazio pubblico nel nostro paese fosse possibile rappresentare la donna non soltanto come un corpo oggettificato, ma anche come un soggetto sessuale che vive anche la sua sessualità in maniera desiderante. Di questo poi vorrei parlare molto anche con Elisa e con Giuliana. Però mi sembrava appunto che un elemento, ecco, che ci ha anche, ti ricordi, aiutato a trovare poi il titolo adatto per questo libro e per questa serie, che è Public Sex, fosse proprio l'elemento dell'uscita nello spazio pubblico, uscita che poi dura poco, perché abbiamo detto che con l'inizio degli anni Ottanta il fenomeno È termina, sparito. perché sì, perché il cinema porno passa in gran parte sull'home video, quindi sui VHS, oppure viene presentato nelle sale specializzate, quindi che non hanno più bisogno di questa pubblicità pervasiva in città, e quindi torna a una dimensione privata che era quella, insomma, che aveva avuto anche prima del momento che tu rappresenti. Forse un altro momento di come dire, ammissione pubblica della sessualità potrebbe essere quello dell'apertura dei porno shop in Italia, che è un fenomeno più recente. Magari ne parliamo con Elisa, che inizia in modo legando a questo tema anche il suo testo. Ti volevo solo fare un'ultima domanda, Maria Alba, prima. Per quale motivo questo, non ce lo siamo mai dette, questo lavoro è rimasto inedito per tutti questi anni? Perché è un lavoro potente.
È una domanda molto semplice, ma presuppone una risposta abbastanza complessa. Una è che non so rispondere. Due è che va nell'intesa di un lavoro che uno svolge nel tempo, per cui quando ho fatto questo lavoro e poi è terminato, immediatamente volevo fare un quaderno che seguisse i primi due al ristorante il 29 settembre 1974, il giornale Spray, e volevo appunto inserire questo sui manifesti e ho cominciato a lavorare a una piccola bozza. Poi sono venuti i carnevali in Campania, la Biennale di Venezia, poi il libro In fondo al Sud, poi fotografie 80-87, e poi cioè tutta una serie di lavori che naturalmente mi hanno impegnato, e poi ci sono dei progetti appunto che tornano, che rimangono chiusi in un cassetto, però sempre presente con l'idea di pubblicarlo. Insomma, cioè, basta pensare che io per fare questo libro ci ho messo un anno di lavoro, e quindi non è che il tutto si risolve in un mese o in settimane, ma molto spesso sono tempi lunghissimi. Sono poi io che sono ancora fortemente legata all'analogico, i miei tempi si distribuiscono e naturalmente si allungano in una maniera indeterminata, per cui diciamo che niente è chiuso in un cassetto, tutto è sempre presente. Sarebbe importante che tutti i lavori li facessi io, perché nessun'altra mano può entrare nel mio tipo di lavoro, non lo capirebbe neanche. Sarebbe come far diventare un'acquazzaglia quello che è stato il percorso di una vita, la scelta di una vita e tutto il resto. Quindi diciamo che ci sono anche altri progetti. Il prossimo è ancora un lavoro sugli anni 70, ce ne sono anche altri che sono in costruzione sugli anni 70, ma principalmente adesso sto per uscire, ho finito di preparare questo lavoro sul passaggio, su un rito di iniziazione bellissimo, che è una cosa forse la più bella che io abbia visto in vita mia, e che anche questo progetto è rimasto in un cassetto per 40 anni, come adesso mi preme uscire con il terzo della trilogia, perché 20 anni fa ho pensato quello che sta accadendo adesso e devo pubblicarlo naturalmente il prima possibile, perché penso ci vorranno ancora 7-8 anni, si dirà tutto quello che io ho pensato 20 anni fa. Allora ci tengo proprio a uscire quanto prima con questo lavoro, e poi naturalmente riprenderò altri lavori rimasti sospesi e continuerò, perché cioè per me la cosa più importante è vedere. Continuerò a fotografare, perché sento in questo momento, prima che ci fosse questa chiusura di un anno e mezzo, 2 anni, veramente. Mi sono sentita come la Pellegrini senza l'acqua, ecco. Io mi sono sentita come senza la pellicola. Per me è importante proprio nella costruzione del mio pensiero e nella costruzione della mia vita. E poi oggi ho visto, con gli ultimi lavori che ho fatto, sono in una essenzialità che sinceramente voglio ancora, ecco, coltivare e non chiudermi troppo in una camera oscura. Sì, Maria Alba, tantissimo lavoro bellissimo ancora da tirar fuori e da valorizzare, ma indubbiamente devo dire che è un momento in cui gli anni 70 risuonano in modo particolare, probabilmente perché diciamo, oltre al periodo del dopoguerra, poi sono stati gli altri grandi anni di
di cambiamento e di rifondazione, lo dicevi Marialba all'inizio, no? E forse un periodo come quello che stiamo vivendo adesso in qualche modo ci permette di raccordarci a quel momento, forse di capirlo meglio e di creare anche insomma, delle relazioni importanti tra i cambiamenti dell'oggi e quelli di allora. Io proprio a questo mi volevo collegare per fare una domanda a Elisa Scooter. Nel testo molto bello che Elisa scrive per Marialba, a un certo punto dici: per comprendere queste fotografie occorre guardare al di là di quello che rappresentano e concentrarsi sul gesto. E quello di Marialba, come poi scrivi più avanti, è un gesto di coraggio che guarda le immagini, non se ne scandalizza e non ne ha paura. Ecco, mi ricollego a quanto diceva il mio collega la settimana scorsa, no? Venendo dal Museo Americano. E all'impossibilità appunto oggi di portare contenuti culturali di questo tipo all'interno di un'istituzione in quel paese. E poi anche un po' in generale, insomma, rispetto alla cancel culture. Ecco, ti chiedo, volendo fare un paragone tra quel momento storico, quello rappresentato appunto da Marialba e oggi, quali differenze vedi rispetto alla possibilità di non aver paura di quelle immagini, di guardarle e interpretarle liberamente? Ti ringrazio Cristiana, prendo l'occasione in realtà per ringraziarvi, per ringraziare in generale il Centro Pecci e Marialba naturalmente per avermi coinvolta nel progetto. E per me è stata un'occasione per riflettere anche su questo tema di cui mi hai chiesto ora, soprattutto perché quando mi hanno chiesto insomma, di partecipare, di scrivere un testo sulla mostra e sulle opere di Marialba, la prima cosa, senza conoscere le fotografie, la prima cosa che ho pensato, e questo secondo me la dice lunga poi su come sono cambiati i tempi, è stato pensato, ah, sarà in qualche modo una serie fotografica di denuncia sull'oggettificazione del corpo delle donne. Invece io trovo, e di questo parlo appunto nel saggio, trovo che il lavoro di Marialba contempli naturalmente questo aspetto che è quasi insomma, autoevidente dalle immagini, ma che ci sia veramente anche tutto un altro livello di ambiguità e di ricchezza, io credo, nelle sue immagini, perché proprio questo gesto di non avere paura di queste immagini, non volerle, insomma, oltre insomma, all'intento documentario, diciamo, che tra l'altro è una cosa che nell'opera di Marialba si trova in vari modi, insomma, questo approccio etnografico, però è proprio questo approccio etnografico che in realtà permette anche di scegliere quali sono i soggetti che suscitano un interesse, no? E mi sembra che questa attrazione, in qualche modo, che queste immagini comunque suscitano, diventi evidente proprio nel pensare di mettersi quasi non soltanto davanti all'immagine, ma anche dietro a Marialba che le fotografa dalla sua due cavalli. E io penso che parte di anche di questa forza che c'era nel movimento e nei cambiamenti sociali che c'erano in quel periodo sia un po' sfumata proprio perché quel discorso è diventato più istituzionale. Nel momento in cui le istituzioni si fanno portatrici di una serie di istanze che prima erano portate avanti da dei movimenti, questo inevitabilmente fa perdere anche molta della forza, insomma, rivoluzionaria che potevano essere alcune rivendicazioni, alcune riflessioni, no? Quindi il discorso anche della cancel culture, che poi bisogna anche ripetere, non esiste, si dice, io penso che esista, ma non deve essere intesa necessariamente come una cosa, come la tipica cosa, non si può più dire niente, non si può più far vedere niente, però... Sicuramente è vero che da un lato c'è insomma questa necessità di conformarsi a dei nuovi standard sociali, e questo è assolutamente positivo, dall'altro lato però rimane tutto un non detto e un represso che un po' come il rimosso in Freud, prima o poi io temo tornerà fuori e se non ce ne facciamo carico nel modo peggiore. Quindi il coraggio appunto di mettersi davanti a queste immagini e guardare questo cinema, che tra l'altro io vorrei anche dire una cosa, visto che abbiamo l'opportunità di essere anche con Giuliana Gamba, che sono molto contenta di conoscere, non so se lei abbia letto il mio saggio, però nel saggio magari sembra un po' tranciante perché a un certo punto dico che alla fine molte di queste produzioni di cui Marialba appunto fotografa i manifesti sono molto difficili poi da rintracciare, anche perché il valore cinematografico è basso.
Questo però da un lato non è necessariamente vero, anche perché risfogliando poi il libro in questi giorni stavo vedendo veramente dei dettagli incredibilmente interessanti, come ad esempio c'è un film, la porno infermiera, credo, la cui attrice, io non so chi sia, non penso fosse il suo nome originale, ma il nome con cui viene insomma il nickname di questa performer è Simone Beauvoir, che a me sembra di autentizio, io penso, sono abbastanza sicura che sia un riferimento a Simone de Beauvoir. E ci sono veramente tutti questi dettagli che fanno capire che dietro a questa produzione comunque intanto c'era probabilmente una classe che non era quella a cui si rivolgeva, e allo stesso tempo comunque un livello anche di non direi amatorialità, ma comunque anche di un'industria che in qualche modo era anche molto, molto lontana da un establishment, no? E quindi comunque molto viva, molto vivace, cioè ci sono veramente dei segni di una creatività diffusa che mi sembra abbia assolutamente un valore, tanto più che poi in realtà, contraddicendo quasi quello che dico nel libro, il fatto che è molto difficile appunto catalogare poi questo tipo di produzioni o parlarne da un punto di vista di critica cinematografica, non è necessariamente vero. Io racconto un altro piccolo aneddoto: ho lavorato per alcuni anni alla bibliomedioteca del Museo del Cinema di Torino, e lì il direttore artistico insomma della bibliomedioteca, che è Silvio Lovisio, che insegna a Torino, aveva iniziato anche a raccogliere una serie di VHS e DVD di cinema erotico e semi pornografico, insomma diciamo porno soft, non solo italiano, ed era molto divertente perché in realtà i film che noi avevamo in catalogo potevano essere consultati soltanto in sede, e la sede del Museo del Cinema di Torino, della Bibliomedioteca, il Museo del Cinema di Torino, in un quartiere un po' periferico, quindi ci capitavano questi signori di mezza età che venivano a guardare questi porno in sede, ed era imbarazzante, ma era veramente interessante, e sembrava quasi un ritorno insomma dei luoghi pubblici di quella che sarebbe stata pornografia che viene ormai soltanto fruita su internet, soltanto in casa, quindi per quanto imbarazzante mi sembra insomma un altro aneddoto che si lega un po' a quello che stavamo dicendo. Senti, il libro di cui tu stavi parlando immagino sia Ripartire dal desiderio di Minimum Fax, che è un saggio. Stavo parlando in realtà del saggio che c'è nel vostro libro. In questo libro? No, sì. Pensavo che quando hai detto il mio libro pensavo parlarsi di quello. Ah, no, detto il mio libro, possibile, intendevo il mio saggio. Scusami, ecco, no, allora per quello che... no, dicevo appunto, tu hai pubblicato questo libro per un saggio molto... molto denso e importante per Minimum Fax, no? Che si intitola Ripartire al desiderio, e direi che appunto pone molte questioni, è in realtà appunto un saggio molto, molto complesso, dove anche si mette in discussione l'approccio del femminismo liberale concentrato, a tuo parere, no, in modo eccessivo sull'oppressione patriarcale e poco invece sull'oppressione capitalista, e da lì si sviluppano poi molti discorsi. Però avendo purtroppo poco tempo per parlarne, mi piaceva invece partire proprio dal tema del desiderio, perché a mio parere, come prima parlavo appunto della locandina di questo film, Ho diritto al piacere, in realtà credo che, al di là, l'abbiamo detto, dell'indubbia oggettificazione del corpo femminile, dovuta anche al fatto che lo sguardo prevalente fosse lo sguardo maschile, per questo mi interessa tra poco parlare con Giuliana Gamba, perché voglio capire che cosa cambia quando lo sguardo attivo è uno sguardo femminile, no? E se c'è una differenza. Però ecco, al di là dell'oggettificazione, mi interessava con questo progetto anche andare a capire invece quali fossero gli altri risvolti di quel momento storico e di quel primo rapporto con il sesso e la sessualità vissuto così in maniera apertamente pubblica, no? Anche il dibattito seguito per esempio alla trilogia di Pasolini o a film come Ultimo Tango diventa un dibattito che coinvolge veramente ampi strati della società italiana. Quindi mi chiedevo appunto, in questo contesto, la donna come soggetto desiderante, secondo te viene, e il ruolo del desiderio femminile,
viene in qualche modo messo in questione, messo sul piatto come tema importante attraverso questa cinematografia, oppure rimane poi prevalente una lettura di tipo diverso, di tipo più passivo rispetto al ruolo femminile, perché Guarda, alla io luce. penso ci siano veramente una quantità di livelli e di temi e problemi che si intersecano, perché da un lato potremmo prenderla dal lato del dire, ad esempio, che quei momenti, insomma, in cui vediamo una femminilità molto, molto attiva e molto poco passiva, ad esempio, come si vede in alcuni di questi manifesti, insomma, una sessualità femminile molto volitiva, potrebbero in realtà essere il segno del fatto che questa era una fantasia diffusa, perché si trattava comunque di un momento in cui ancora, comunque, come diceva prima Maria Alba, i ruoli di genere erano ancora molto, molto stereotipati e molto legati a una visione tradizionale, insomma, passiva del femminile. Quindi potrebbe essere una reazione a questo, quindi potrebbe in realtà parlarci molto di come fosse ancora arretrata, insomma, la società. Oppure potremmo pensare che in realtà esiste anche un piacere femminile nell'oggettificarsi, e quindi di come qua insomma, ci perdiamo un po' nella psicanalisi, ma di come comunque anche l'elemento esibizionista, diciamo, narcisista del femminile può trovare un appagamento in questo tipo di rappresentazioni. Ancora potremmo parlare di come io, per esempio, ho una grande passione per la pornografia anni 70, quella cosiddetta Golden Age, nonostante tutti i suoi lati oscuri, insomma, però quando guardi quei film hai la sensazione che fossero fatti da persone che stavano facendo perché si divertivano, molto di più invece di quanto non capiti adesso guardando pornografia che non sia magari amatoriale o che finga di essere amatoriale insomma, per eccitare lo spettatore. Però quello che volevo dire, insomma, temo che se adesso c'è molto, io ad esempio davvero ho molta diffidenza e molti problemi con la pornografia, non necessariamente solo per ragioni morali, ma anche perché faccio fatica a trovare questo spirito così divertito che mi sembra che ci fosse nelle produzioni di quegli anni. E credo che sia perché effettivamente la pornografia è diventata molto più diffusa, ma anche perché ci sono sempre meno modi di guadagnarsi da vivere in modo divertente, nel senso, comunque, il modo in cui poi il capitalismo, il sistema, insomma, di produzione in cui viviamo si è appropriato delle nostre vite, rende ancora più, penso, attraente, ma in modo sbagliato, insomma, rende più allettante la prospettiva di poter fare un lavoro che possa essere in qualche modo divertente. Quindi, non so, aprire un OnlyFans come fanno moltissimi miei coetanei. E questo credo che forse sia il vero problema, in termini generali, nel senso che se fossimo sicuri che chiunque fa e guarda e non lo so, produce, distribuisce pornografia, lo fa perché il sesso in qualche modo l'interesse gli piace, avremmo già risolto buona parte dei nostri problemi etici riguardo alla pornografia. Questo, insomma, è quello che io penso. Giuliana, tu ti sei divertita? Guardate, io sono veramente colpita. Prima di tutto sono un grande piacere di conoscervi davvero e mi sento meno sola. Finalmente mi sento meno sola perché questi anni sul fatto che ho fatto film erotici e porno, così in quei pochissimi anni, ne ho fatti poi tre, ne più o due. E insomma, poi dopodiché io non è che volevo fare la pornografa per tutta la vita, è stato per me un gesto appunto inserito in quell'epoca che oggi a 40 anni di distanza mi sembra che cioè, la storia poi si deve vedere, no? Con un po' di distanza. Finalmente, secondo me, c'è un po' più di chiarezza in un decennio tumultuoso. Ma io, ecco, parto da qui. Io ieri ho visto le fotografie dei manifesti di Maria Alba e
Io sono rimasta, a me mi hanno dato una grande felicità, perché mi hanno riportato in quel clima, in quel mondo, la cultura, ma in cultura in senso profondo. Non avevo paura, ecco, tante parole sono state usate nel nostro incontro oggi. Ecco, non c'era la paura, cioè noi potevamo sfidare il mondo. Cioè io le ho trovate di una follia, di un'immaginazione, di una sfacciataggine, di una proprio, ma anche proprio c'era un fatto, la sessualità vista come vissuta come una cosa allegra, una cosa dirompente, ma di un affascinante, ma altro che rotella, quelli sono dei capolavori e raccontano un'epoca, raccontano un sentimento che c'era dentro di noi. Ma ricordiamoci che sono stati fatte, non so, come prima si parlava, quando diventano legislazione, le cose legislative perdono il loro valore. Ma il referendum sull'aborto e sul divorzio ha cambiato veramente la società italiana, cioè la società italiana stava cambiando. E quei film, quei manifesti affissi nelle strade, anche io me li ricordo benissimo, erano in alto, uno li guardava in alto, che rappresentavano il fumetto, il linguaggio del fumetto, rappresentavano la creatività, rappresentavano poi tutti con i pseudonimi, cioè era un delirio, ma un delirio allegro, che però rappresentava anche quel tipo di società. Nell'arte, pensate alla body art, cos'era in quel periodo. Io mi ricordo delle performance col cervello tutto tirato fuori, cioè delle cose pazzesche. Nei teatri in cantina c'erano io ricordo come una grandissima gioia. Io ho fatto questi film perché non volevo fare aiuto regista, l'assistente alla regia, perché mi avevano mandato via dicendo questa è una ruba mestiere. Allora io ho detto, sapete cosa vi dico, ruba mestiere, perché io non ho fatto il centro sperimentale. Venivo dalla provincia, però mi ero laureata con Pio Baldelli a Firenze e volevo fare il cinema. Io sono arrivata a Roma con la valigia per fare il cinema. Sono andata in una pensioncina vicino alla stazione. Ecco, e questa è la mia storia. Dopodiché mi sbarravano, che io non voglio fare l'aiuto regista, che mi facevo tenere niente, i cestini e dare i cestini. Allora ho incontrato Aristide e Massaccesi e mi ha detto vieni con noi e fai come ti pare. Questo era, cioè, ma a parte la mia esperienza, ecco, io vorrei ritornare molto anche all'oggi. Ecco, io personalmente mi farebbe piacere. Adesso non abbiamo più tempo, vedo che mancano 10 minuti. No, possiamo sforare un po'. No, ma a parte questo, sarebbe bello incontrarci, ho capito, discuterne in maniera... Ecco, io personalmente, io ma anche molte amiche e colleghe della mia generazione, su questa cosa del Me Too, noi siamo molto, molto critiche, per esempio. So che meno male siamo oggi, non so quanti saremo, se questa cosa venisse detta sui social sarebbe un disastro, mi verrebbero le denunce, però voglio dire, una che dopo 5 anni, io queste cose, a me personalmente, poi che ho fatto film erotici, a me, e non ero neanche orrenda, non mi sono mai successe, perché se uno mi dice di parlare di lavoro con me in albergo a luna di notte, io non ci vado, cioè, sì, perché, scusate, non è che siamo tutte non vorrei banalizzare, voi avete fatto dei discorsi interessantissimi, cortissimi, intelligentissimi, e io non vorrei essere da meno, dico la verità, però c'è anche una dura realtà, mentre noi, non dire che ne eravamo meglio, neanche questo voglio dire, però cioè, siamo vissute, almeno io e anche penso Maria Alba è Russo, voi siete più, Elisa è giovanissima, eccetera eccetera, beata lei, ed è molto preparata, ed è molto spiritosa, oltretutto, ecco, ha un taglio leggero. Io trovo che oggi la società è pesantissima, rende le cose pesantissime, non c'è più ecco, manca il desiderio, una società senza desiderio. E invece all'epoca io questi manifesti ho aperto ieri nel video, ho visto questi manifesti che erano 40 anni che non vedevo più, e ho detto, ma raccontano tutto, raccontano un'epoca, raccontano
sono arte pura perché raccontano una visione di quello che era proprio la società. Quando dice pornografia, la sessualità maschile e femminile, ma quei manifesti li vedevano tutti. Era un desiderio di tutti di uscire da quelle catene. Ma ragazzi, ma quando una rimaneva incinta senza marito, ti cacciavano di casa, forse ancora ti cacciano. Questa è stata ammazzata per un altro, cioè era un desiderio profondissimo, ma anche come grafica. Cioè, se quei manifesti sono per me, l'ho già detto, di una grandissima bellezza. E poi chiaramente forse sono un po' nostalgica di quel periodo, questo onestamente, sicuramente, però penso che insomma è molto difficile recuperare quel tipo di ma anche nell'arte oggi vediamo anche nell'arte contemporanea esiste solo il mercato, esiste solo la mercificazione e gli artisti non sono molto molto contratti nell'esprimersi perché pensano solo al mercato, a vendere, al gallerista, alle aste, e questo ha distorto tutto completamente. E purtroppo sulla pornografia, anche se viene vissuta e fruita in maniera, come dicevate voi, privata e personale, però c'è un clima di, c'è un atteggiamento molto negativo, molto, poi c'è la pedopornografia, c'è, insomma, si è persa comunque quel significato appunto di allegra trasgressione, di volare un po' nella vita, eravamo giovani, volevamo fare delle cose, però io penso che questo ha cambiato molto i costumi, io penso che quegli anni hanno veramente cambiato i costumi che tuttora esistono. Oggi i giovani vivono, io lo dico sempre anche a mia figlia e alle ragazze che incontro, guardate che se voi siete così liberi di convivere, di fare, di andare, di cambiare uomini e di fare quello che vi pare, perché noi abbiamo veramente buttato giù le barricate, ma barricate vere. Io nascondevo i vestiti in giardino prima di uscire, uscivo vestita tutta con le perle e in giardino avevo le minigonne nascoste e poi me le rimettevo e le rinascondevo quando tornavo a casa. Cioè, era famiglie, per quanto famiglie per benissimo, che ci hanno dato tanto, ci amavano, però erano invivibili, c'era un clima di invivibilità, ma anche delle scuole, l'autoritarismo. Poi io quando ho visto i manifesti, dico grazie Maria Alba perché mi hai ridato un senso proprio di gioia e di felicità. Bene, non so cosa posso altro dire, chiedetemi. Beh, c'è una cosa che ti vorrei veramente chiedere, perché mi chiedevo per esempio se il fatto che dietro la macchina da presa ci fosse una donna nel tuo caso ha portato a un risultato diverso rispetto proprio all'approccio alla sessualità, cioè se diciamo tutto il mondo dell'immaginario femminile, del tuo immaginario poi come persona si è visto poi nei tuoi film, guardati in parallelo con quelli degli altri tuoi colleghi che erano tutti uomini, almeno in Italia mi pare, ma anche all'estero sì. Non mi sembra che ci fossero poi molti esempi di registe donne in questo ambito. Però cara Cristiana, io non ti so rispondere, io dico la verità, perché non è che mi sono messa a fare veramente una critica, cioè capito, da studio paragonando i film che ho fatto io con gli altri. Penso di sì, perché per esempio nei miei film c'era sempre una storia che poi oggi, dopo tanti anni, mi accorgo che la storia che racconto è sempre la stessa. Anche adesso il burraco fatale è una storia di una donna che non è più del matrimonio e si inventa una strada di uscita. E ho fatto una fiction televisiva lo stesso, il marito è insopportabile, lei trasforma la villa in vivaio. E nel porno ho fatto Colonne de Paris e Corinne le porno cuoche. Due casalinghe che erano sempre costrette dai mariti a cucinare, dice: sai che dico, adesso cuciniamo e mettiamo sul ristorante porno. E cioè, c'è sempre il filo con il fil rouge, è sempre questa che di trasformare quello che noi consideriamo, noi donne, spesso un vezzo, oppure le cose che ci sembra quasi normale fare, no? Cucinare, come un fatto che invece ci può portare a una forma di liberazione, di autonomia soprattutto. Ecco. Soprattutto
Forse io ho molto raccontato il fatto che noi possiamo essere assolutamente autonome in tutto, anche se... Dunque. No, non lo... Però ecco, la mia è una visione che io sono sempre stata un po' surfato sulla vita, ecco, forse ho fatto anche questi film appunto in maniera abbastanza, seguendo lo spirito dell'epoca, abbastanza allegra, ecco questo, abbastanza anche forse incosciente, e ne ho pagato poi, come dico sempre, ne ho pagato moltissimo le conseguenze, perché vi dico, l'ho detto anche in Porto di Libertà di Carmine Amoroso, dico, se avessi ammazzato uno, il mio reato sarebbe caduto in prescrizione. Invece, anche esattamente 2 mesi fa, le edizioni paoline mi volevano per fare un film, un produttore da un libro edito delle edizioni Pauline hanno detto tutti i registi, ma la gamba no. Io ancora sono interdetta, cioè, se lo sapevo, forse, ma ancora veramente moltissime persone c'è un pregiudizio. Poi io onestamente un giorno vorrei parlare con tutte voi che vi vedo, insomma vi sento molto, sul fatto questa cosa del Me Too. Io trovo che sono rimasta, rimango molto molto perplessa, sinceramente. Ma perplessa perché io vorrei fare una battaglia, no, so, non voglio fare quella di sinistra sempre, però io vorrei andare nelle fabbriche, nei supermercati, nei posti di lavoro, quando una poveretta che prende 1.000 euro al mese, no, se non accede ai desideri del capo lì del reparto, tu rimani senza lavoro. Questo per me è grave, non l'attrice, cioè veramente, a me Asia Argento, il nome e cognome, che apre Cannes con Me Too, dopo che era stata fidanzata 5 anni con quel tipo che andava a casa sua col padre e la madre, che era fidanzato ufficialmente, e tutti che ci cascano, per me è una cosa inammissibile, di un'ipocrisia. Ecco, perché se quei manifesti dicono, parlano, urlano la non ipocrisia, o almeno il tentativo di uscire dall'ipocrisia in cui noi eravamo cresciute in quegli anni 70, perché quelle sono la follia, quei manifesti, ma anche la creatività. Adesso tornare a dire una cosa del genere, a me sembra, rappresentano la cupezza e la stupidità di quest'epoca. Sì, io penso che le storie vadano prese sempre dal dibattito, cosa ne pensate? Cinicità? No, il dibattito è interessante, secondo me, quello proprio su come ancora oggi molto si tenda a vivere la sessualità femminile come sempre qualcosa di fragile, di non agito con potere. Però questo è un discorso molto, molto lungo e molto complesso, che sicuramente sarà interessante affrontare anche in un'altra sede. No, ma voi, scusa se ti interrompo, questo nostro incontro, questo libro, questo spunto del libro e del commento di Elisa, come so, della bellissima prefazione di Elisa, veramente interessante, ma molto interessantissimo, l'ho trovato. Ma apre si apre un mondo, un discorso molto complesso e molto articolato, veramente molto complesso e articolato e molto interessante, anche per capire oggi. Io spero che questo tema è un tema che appunto merita, secondo me, grande approfondimento, perché davvero è poco presente nel dibattito pubblico italiano, trovo. Abbiamo cercato, ha ragione Elisa quando dice che quando questi temi, queste istanze vengono istituzionalizzati poi perdono potenza, è vero. Però allo stesso tempo mi pare che il ruolo di un'istituzione culturale oggi possa essere anche un ruolo politico, forse quello che una volta aveva la strada può averlo oggi un museo, nel senso che forse rimane uno degli ambiti in cui è possibile sollevare dei temi urgenti e anche creare un dibattito forte su questi temi, almeno insomma questa è una cosa di cui sono profondamente convinta. Quindi mi piacerebbe poi, ecco, tornare, l'abbiamo fatto anche qualche settimana fa nell'ambito di un altro dei nostri format, Keywords, dove si dibatte tra arte e psicologia, una parola chiave del nostro tempo, e abbiamo scelto proprio desiderio
che l'abbiamo letto molto nella chiave proprio del desiderio femminile. Ma insomma, spero ci saranno altre occasioni. Tra l'altro, nel libro di Maria Alba oggi abbiamo avuto appunto un parterre tutto femminile in maniera assolutamente intenzionale. Però nel libro di Maria Alba c'è anche un testo molto bello di Goffredo Fosi che contestualizza in termini di storia del cinema anche appunto il tema del libro. Era solo un inizio, ecco, in fin dei conti oggi. Quindi io vi ringrazio molto, ringrazio Maria Alba in primis per la nostra collaborazione di lunga data, che spero appunto avrà ancora molte altre occasioni. Elisa Kuter e Giuliana Gamba, è stato un bello incontro, anche se solo virtuale. Tra l'altro, appunto, la mostra si chiude il 6, si chiude domenica. Da lunedì noi avremo anche a disposizione del nostro pubblico un'edizione molto bella che Maria Alba ha realizzato per noi. Il museo spesso si sostiene anche attraverso delle edizioni realizzate dagli artisti a tiratura limitata. Da lunedì sul nostro sito ci sarà un'edizione di una delle foto di Public Sex, quindi se vi piace quello che facciamo, sosteneteci. Io ringrazio davvero tutti, ringrazio anche Margherita che è dietro le quinte, la nostra regista, e a presto. Grazie. Grazie Cristiana, grazie Elisa, grazie Giuliana. Maria Alba, sei fantastica, grazie. Anche voi. Ciao. Ciao a tutti, buon lavoro. Ciao.